La drammaticità della Prima Guerra Mondiale, con tutte le sue contraddizioni, in un convegno a tema, a 100 anni dalla lettera alle nazioni belligeranti, la figura di Benedetto XV che si spese con tutte le sue forze per fermare il conflitto, e poi Don Primo Mazzolari, il suo desiderio, la purificazione del cuore dell'uomo da ogni egoismo e la costruzione di nuovi rapporti di fraternità. Don Nicola, un pontefice in un mondo di crisi con la Prima Guerra Mondiale, ecco, quale fu il ruolo della Chiesa e dei cattolici in quel periodo? Fu un impegno molto variegato perché nel contesto culturale in cui si viveva sostanzialmente il panorama nazionale e internazionale era caratterizzato da varie posizioni che quindi poneva i cattolici e non in vari modi di concepire il fenomeno della guerra. E abbiamo per esempio cattolici più neutrali, se così si può dire, ma anche cattolici che passano in intransigentismo forte e incisivo a un neutralismo molto più convinto. Abbiamo cattolici che restano pacifici e cattolici che rimangono intransigenti, anche fino alla fine della guerra, personalità importantissime del mondo cattolico, per esempio Don Luigi Sturzo, che rimarrà favorevole alla guerra fino alla fine del conflitto, sebbene poi in un secondo momento, dopo lo stesso, si ravvederà guardando ai drammi che caratterizzeranno l'intera nazione. Quindi diciamo che c'è una forte varietà di posizioni, non è semplice e non è facile definire delle etichette al caso. Insomma, ecco. La pace da lui promossa fu ben accolta? La pace purtroppo fu un profeta difficilmente ascoltato, perché ciò che proponeva in quel periodo non rispondeva alle esigenze dei popoli, dei capi belligeranti, della propaganda, e quindi fondamentalmente no. Papa Benedetto XV dovette affrontare un panorama intellettuale, filosofico, culturale completamente controcorrente. Sì, però con coraggio si espose, sin dal primo giorno del suo pontificato, si espresse con un netto e chiaro neutralismo. Imparzialità più che neutralismo. In quegli anni l'impegno della Chiesa, dei cattolici, delle donne cattoliche che presero il posto dei loro uomini nelle fabbriche, quindi una rivoluzione sociale, cosa ne pensi? Fu una cosa sicuramente encomiabile, perché comunque la donna con la sua determinazione e il suo coraggio capì in quel frangente storico che dovette assumere un ruolo centrale a livello culturale, a livello lavorativo, in situazioni, in contesti nei quali era stata pochissimo, e questo è un attestato di sicura stima e di impegno della donna che va riconosciuto e che va apprezzato e che va sicuramente ribadito nel giorno d'oggi. La donna nella società ha un ruolo centrale, va riconosciuta e va sicuramente incoraggiata. Infine, perché questa guerra è un'inutile strage? Questa guerra è un'inutile strage perché ha creato un mondo intriso di distruzione, di odio, di versamenti di sangue giustificati e di persone che neanche sapevano il perché andavano in guerra, persone che erano costrette a vivere un'esperienza drammatica, traumatica, e che ha falcidiato famiglie. Infatti al termine del conflitto il Santo Padre Benedetto XV organizzerà delle collette per cercare di sovvenire alle necessità dei bambini orfani. E sono molto accurate le sue parole nel Natale del 19, in cui dice
guardando a Gesù nella grotta di Betlemme, guardando la sua povertà, il mio cuore di padre non può fermarsi, non può rimanere indifferente guardando i bambini dell'Europa lasciati soli in mezzo alla strada, senza un padre, senza una madre. Adesso ascoltiamo il travaglio interessantissimo che un prete, Don Mazzolari, ha vissuto attraverso il passaggio della propria coscienza. Lui è stato al fronte, ci dirà adesso le modalità, tutti sanno chi è Don Mazzolari, ma comunque qualche nota ce lo dirà all'inizio, perché è un parroco mandato in fronte. Come ha reagito? È necessario far vedere il volto di Don Mazzolari, il cambiamento che c'è stato tra il volto del giovane primo Mazzolari e poi l'adulto, col suo ritorno dal fronte. Il volto esprime sicuramente, una volta tornato dalla guerra, durezza. Non perché c'era nel cuore, ma perché l'ha ritrovata nei cuori degli uomini, che ha potuto incontrare su quella che è praticamente la soglia tra la vita e la morte. La guerra decide questo, il passaggio velocissimo dalla vita alla morte. Quello che cercheremo di capire di Don Mazzolari è soprattutto ascoltando le sue parole. Vi darò cenni biografici necessari per incastonarlo in questo periodo di guerra assurda. Fare tutto il possibile, dice Benedetto XV, per non sacralizzare la guerra. Questa è la sintesi del messaggio che ci viene da questo grido dell'inutile strage. Fare tutto il possibile per non sacralizzare mai nessun tipo di guerra, né quella minima tra di noi, né quella poi tra le nazioni e i popoli. Ogni tempo, Don Mazzolari ce l'insegna, ha il suo profeta. Nell'ottobre del 1902 Don Mazzolari decide di entrare in seminario a Cremona. Cresce, possiamo dire, questo adolescente con un'ammirazione particolare, che è quella verso il Risorgimento. In particolare lui esprime una devozione per la monarchia, artefice dello Stato unitario. La inneggiava, la osannava. E testimonia tutto questo in una pagina proprio del suo diario personale, scritta nel 1905. Condivideva inoltre l'orgoglio di questo inizio di secolo nuovo per un'Italia moderna. Sopporta le persecuzioni aperte, subdole, le calunnie e le blandizie, i vituperi e i panegirici menzogneri. Gli erranti sopporta, in un certo senso persino l'errore, quando esso non può venire colpito senza offesa mortale all'anima dell'errante. Sopporta il disonore che le viene dalla vita indegna dei suoi figli stessi, di essere baciata da un Giuda, rinnegata da un Pietro, ma non può sopportare che vengano negate e diminuite o falsate le verità che essa ha il valore di custodire e che custodiscono il patrimonio dell'umanità redenta. Basterebbe questa frase per capire che è successo e che cosa può accadere. Che sia cancellato, non sopporta, che sia cancellato dalla storia e dal cuore il senso della giustizia, che è il patrimonio di tutti, ma in modo particolare dei poveri. Non può sopportare la libertà e la dignità della persona e della coscienza che sono il nostro divino respiro, mentre sopporta, senza aprir bocca, di essere spogliata e quindi tiranneggiata in qualsiasi modo. Non può sopportare che vengano però spogliati, conculcati, manomessi i diritti dei poveri e dei deboli. E nella sua difesa materna e invitta è tanto più grande quanto più la sua tutela si estende, egualmente santa a coloro che sono infedeli.
non può sopportare che il potente abusi della propria forza per opprimere i deboli. La lezione formativa integrale prossimamente per tutti voi, per completare le nostre conoscenze e crescere insieme.